Guarda quante belle cosine. Wow, faccio come te. Esatto. Mamma mia. No, vabbè, cioè lo fai fuori in 2 secondi questo. Oh, che bella Trieste, vero? Sì, poi c'è una bella giornata, siamo stati molto fortunati oggi. Molto, molto fortunati. Lo so, titolo un po' provocatorio, non preoccupatevi, perché tradizione vuole che Marco Polo ha portato la pasta da noi in Italia dopo averla vista in Cina, insomma. Sì, ci sono tanti, in realtà, tanti referti, tante documentazioni. Esatto, trovate delle fonti antiche degli etruschi, delle fonti antiche cinesi, insomma. Però oggi, piatto tradizionale giapponese, ma comunque derivante dalla Cina, ramen. Arriviamo! Arriviamo! Ah, ragazzi, siamo dentro, localino piccolino, come avete visto. È molto tradizionale in realtà avere il posto piccolo per mangiare il ramen. Sì, è vero, è vero. Se andate in Giappone siete molto più stretti di così, in realtà. Sì, è vero. O anche in Cina, insomma. Il menù, l'avete visto, sembra molto interessante. Tra l'altro i ramen arrivano con 2 contorni inclusi, quindi sono molto molto curioso. E abbiamo preso anche il bao. Esatto. Col maialozzo. Allora, abbiamo intravisto questo barattolone di salsa piccante. Io sinceramente non so se lo toccherò, sono sicura però che lui lo farà, proprio un kingroni. Ci proviamo. Comunque sono davvero curiosa, perché in realtà il ramen, la pasta del ramen, dovrebbe essere fatto a mano. No? Esatto, no, siamo molto felici comunque. E affamati. E affamati. Io almeno. Ah, che soddisfazione vedere tutto questo. Sì, dobbiamo ancora provare tutto, ma sono già contento. Sì, sono sì, contento. Assolutamente. Io al settimo cielo. Guardate quante belle cosine. Le verdure, l'uovo, non so se è marinato, uovo normale, però tanto ce l'ho detto. Manzo e spaghetti. Allora, il brodo, a vederlo, è molto limpido, no? Cioè, il video che abbiamo visto noi in Giappone così è bello torbido, sì, denso. Sì, scotterà. Buono. Il brodo è veramente buono. Ma dai. C'è anche mille sapori in realtà in bocca. È complesso, diciamo, è complesso. È complesso. Sono anche curioso, qua abbiamo i 2 contornini. Sì, è vero, questi due che abbiamo uguali. Questo è tofu, nessuno è grande fan del tofu. Scioccato. Allora, sembra di mangiare un copertone. Più o meno la sensazione di... Sì. Boh, alla fine il tofu, cioè, non mi sorprende. È un copertone, però è tutto condito. In realtà è molto buono. Piccantino, leggermente. Buono. Questo. Sembra molto carino. Allora, qui ripeto, abbiamo ramen con pollo vegetariano. Wow. Scotterà, stai attento. Faccio attenzione. Buono, vero? Sì. Questo è spettacolare. Che cosa c'è dentro? È un maiale molto agrodolce, ma buonissimo, morbidissimo. Ed è sia maialoso che molto dolce, no? Cioè, queste due cose. Che buono. Buonissimo. Di questo qua ne mangerei forse 300-400. Cosa inizio? Io ho paura di sbrodolarmi. Poco, perché ho paura di farmi male. Mi sono già sporcata. Mamma mia, questo è proprio un cibo di quelli invernali, di cui non ti penti mai. Comfort food. Mamma mia, sì, assolutamente. Cioè, questo, se hai una febbre o qualcosa, è la cosa migliore che puoi mangiare. Ma poi una ciotolona, eh? Sì, è una ciotolona incredibile. Costine, uovo, broccoli, molte verdure. Spettacolare. Probabilmente il tuo è diverso. Sì. Provo il cetriolo, io che tu non l'hai mangiato. Esatto. Vediamo se ce la faccio. Eccolo. È incredibile perché il cetriolo è freddo, tra virgolette, no, è fresco. Quindi tu mangi brodaglia calda, buonissima, poi arrivi a questo che è dolce, fresco, buono.
ti giuro, è una cosa però chiamarla brodaglia, insomma. È brodaglia. È un brodo. Ok. Brodaglia sì, di solito è dispregiativo. È vero. Scusatemi. No, intendevo dire, per brodaglia intendo dire che c'è tanta roba dentro. Ok. Scusate. Okay. Io del bao sono stracuriosa. I bao sono sempre buoni. Bao, 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 bao. Bao, bao. Faccio come te. Esatto. Mamma mia. Poi il pane fuori è dolce. No, vabbè. Cioè, lo fai fuori in 2 secondi questo. Basta. Buono, eh? Lo voglio per ultimo. Talmente buono che lo voglio come finale, no? Come dentifricio, esatto. Come colluttorio. Esatto. Niente, che facciamo? Andiamo avanti a mangiare? Andiamo avanti. Mm-hmm. Allora, abbiamo fatto un piccolo swap di ramen. Mm-hmm. Io ho preso il sugo. Allora, il brodo è identico, penso sia praticamente lo stesso, però con le costine. Una spanna sopra, perché quel manzo lì è un po' secchetto. È un pochino sì. Mentre le costine sono, si sciolgono in bocca, sono costine, tra l'altro sono anche sono cotte bene, in realtà sono molto molto gustose. Quindi questa volta hai scelto meglio tu. Allora, devo dire che la pasta è buonissima. Sì. La salsa è obbligatoria. Sono cioè, d'accordo. Saporitissima e gli dà veramente la spinta in più, e lo fanno anche loro, non è per dire è poco saporito e quindi dovete aggiungere qualcosa, no, lo fanno anche loro. Se andate in Cina, in Giappone, vi mettono lì le salse, aggiungete di tutto e via. Niente, sono quasi dispiaciuto, ti sta finendo, dire il vero. Sì, sono anch'io dispiaciuta, ma poi va giù, vabbè che io... Sì, vabbè. Il mio è ancora pieno. Io che spero che rimarrà qualcosa, ma insomma. Ma sicuro che rimarrà. Io che ci spero. Io già qua me lo sento di consigliarlo, no? Comunque sono vediamo d'accordo. Alla fine cosa spendiamo in totale. Ah, ultima cosa. Cioè, questi cucchiai 8 volte più comodi. È vero. Cioè, io a casa mia vorrei solo questi d'ora in poi. Sono d'accordo. Quindi cominciamo ad averceli tutti in casa questi, eh? Che dite? Noi di sicuro. Noi sì. Ok, ma non è copertone, è la guaina, quella che si usa per le finestre, per gli infissi, hai presente? È proprio quella. Sì. C'è anche le pieghe, sembra proprio quella proprio. Mamma mia, fa quasi impressione mangiarla adesso. Guarda qua. I fori. Esatto. Buona però, buona la plastica, ora in poi mi mangerò anche gli infissi di casa. Tranquilla, la plastica la mangi ogni giorno. Eh sì. Beh. Abbiamo finito tutto? Abbiamo spazzato tutto. E cosa abbiamo vinto? No, perché davvero, cioè, è così tanto che sembra una food challenge. È vero. Sono strapieno, sto morendo, a 12 euro sta roba è pazzesca. Sì, è vero. Ovviamente c'era il bao in più, insomma, però meritava, era buono. Io sono rimasto piacevolmente sorpreso, devo dire. È da tornare. Pur non essendo il brodo torbido che chissà mai se andremo in Giappone ad assaggiarlo. Spero tanto di sì. Niente, paghiamo il conto e vediamo un po' cosa abbiamo speso. Esatto. Siamo finalmente usciti, finalmente, anzi devo dire purtroppo. Sì, purtroppo, perché era tutto buono, poi c'è veramente... E poi 34 euro, stiamo esplodendo, è regalato, non si paga neanche il coperto, ti fanno pagare un po' più le Coca-Cola, che insomma sì. 3 euro, ma ormai le paghi 3 euro ovunque. È vero, è verissimo. Io veramente non so che dire se non complimentare Tang Ramen, ci tornerei sicuramente, c'è un cucciolo di... Oddio! Ha visto il biscotto. C'è un cucciolo di gabbiano che sta vedendo cosa può rubarci, per fortuna nulla. niente, venite da Tang Ramen, mi raccomando. Dai, enjoy è tutto. Sì. Noi ci vediamo al prossimo video. Che non sappiamo quale sia. Ciao!